questi ferri rossi, detti forchettoni o ceppi, inseriti sopra il freno, servono esattamente a inibirne il funzionamento. Ecco come si usano. Qui siamo in un impianto gemello. In questo caso cambiano forma e colore, sono grigi, ma l'uso è identico. Questi che vedete sono i freni e quelli che l'operatore sta togliendo sono i ceppi, quelli che si usano quando si devono fare le manutenzioni, assolutamente senza il servizio al pubblico e senza nessuno in cabina. Sarebbe bastato dimenticarne uno su, insomma, non necessariamente nelle ore precedenti, ma anche molto tempo prima, magari durante l'ultima manutenzione, per impedire alla cabina di fermarsi. Perché è solo dopo la già rarissima rottura del cavo trainante che il freno d'emergenza ha il compito di entrare in funzione. Ma così non è stato, la cabina è scivolata indietro e ha colpito il pilone. Anche sul cedimento del cavo i tecnici fanno varie ipotesi, la corrosione, la scorretta morsettatura, un eccesso di tensione. Si è parlato molto di questa forchetta, di questo errore umano, è probabile, è una delle ipotesi? Resta ancora nel campo delle ipotesi, dovrà essere accertato da un esame poi del reperto che è stato rinvenuto. Più che delle ipotesi sarà sicuramente uno degli oggetti di accertamento, ma in quanto oggetto dell'accertamento sarà in generale ricostruire il funzionamento, il sistema di funzionamento della cabina e le eventuali anomalie. Si vede la cabina che improvvisamente sussulta e torna indietro, poi a un certo punto la visuale si perde quando si allontana verso il pilone dove poi è precipitata. La cabina era sostanzialmente arrivata al punto di sbarco, mancava veramente pochissimo. Ma ci conferma che il giorno precedente c'era stato un blocco? Così ci è stato riferito, sì, si è fermata la funivia e è stato fatto un intervento, diciamo, per rimetterla in funzione. Se questo sia collegato o meno all'evento del giorno dopo, naturalmente in questo momento non siamo in grado di dirlo. Abbiamo fatto un giro, ma c'era la nebbia, non si vedeva niente, siamo tornati alla stazione di per scendere. Ci hanno detto che c'era un ritardo e poi dopo 20 minuti comunque siamo saliti sulla cabina e c'erano due tecnici sopra la cabina che avevano finito perché ci avevano detto che c'erano dei ritardi. Certo, e non vi hanno detto nulla sul perché di questo ritardo? Ci hanno detto ritardi per lavori dell'aspettato. E poi avete preso? L'ultima corsa, sì. Il sistema evidentemente presentava delle anomalie e avrebbe necessitato un intervento più radicale, probabilmente con un blocco anche se non prolungato ma comunque consistente dell'impianto. Per ovviare a questa difficoltà, a questo problema, gli operatori, con quello che noi riteniamo il concorso e l'avallo e l'assoluta consapevolezza del gestore e di colui che era il responsabile dell'impianto, appunto su questa cabina non è stata rimossa questo dispositivo e quindi nel momento in cui poi il cavo si è spezzato il sistema di emergenza non ha potuto entrare in funzione. Da quanto tempo la cabina viaggiava in quelle condizioni? Sicuramente da più giorni. Adesso poi diciamo non è stato per un momento. Però non da quel giorno stesso. Non da quel giorno. Dalla mattina di domenica. Non dalla domenica. Viaggiava da senz'altro, aveva fatto diversi viaggi, più giorni, anzi. È stato collocato, ecco, questa problematica nell'arco, anche perché era entrato in funzione da circa un mese, quindi per questo che io parlo di questo mese, ecco, non è stato poi possibile, come dire, ricostruire le date esatte, però certamente così ci è stato riferito, non era quel giorno, il primo giorno.